questa campagna secondo me è dell'associazione molto molto importante, perché a volte ci sono delle patologie che sono poco conosciute, nel senso che la persona che ne è affetta non mostra sempre subito il disagio, soprattutto i bambini. Quindi è importante che ci siano dei modi per poter individuare e prevenire. L'udito si capisce l'importanza sociale di quest'organo che subisce progressivamente, così come gli altri, con l'età, un progressivo deterioramento. Considerato che proiezioni Istat vogliono che il 30% della popolazione tra i 65 e i 75 anni subisce un decremento delle potenzialità dell'udito, e che questa percentuale sale addirittura al 50% oltre i 75 anni, si capisce l'importanza sociale che una prevenzione riguardo l'udito possa avere. Oggi abbiamo avuto una splendida occasione veramente di amplificare i nostri messaggi di prevenzione e di tutela dell'udito come bene prezioso che troppo spesso è trascurato. Oggi qui con il Ministero della Salute, che ci ha appoggiato in tutta la campagna patrocinando il nostro evento Nonno Ascoltami in occasione della festa dei nonni, e patrocinando ed ospitandoci oggi qui al Ministero per questo primo meeting nazionale che serve a lanciare la giornata mondiale dell'udito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, con cui collaboriamo attivamente, avendo tradotto tutto il materiale per la campagna mondiale in lingua italiana e avendola diffusa oggi qui proprio nella sede più appropriata, che è quella del Ministero.